Prefetto, ci sono altri beni destinati alla città di Mazara prossimamente? Intanto abbiamo fatto un'operazione, ne parlavamo prima con il sindaco, particolarmente interessante, che era quella della conclusione di quella parte del lungomare che era in stato di assoluto abbandono. Si trattava di un terreno che in realtà davvero costituiva un pugno nell'occhio per un investimento che tra l'altro l'amministrazione aveva fatto appunto sul lungomare. E questo è stato rinnovato da parte dell'amministrazione in modo molto, molto deciso e molto serio. Ci sono delle altre sorprese che la cittadinanza avrà più avanti. Si tratta di qualche bene che in questo momento è ancora sottoposto al vaglio della magistratura per quanto riguarda gli aspetti dei creditori cosiddetti in buona fede che devono essere ripagati nella loro posizione, e quindi nel momento in cui si sblocca questa situazione sarà senz'altro qualche ulteriore bella sorpresa per la cittadinanza. Il nostro interesse è quello di destinare i beni per uso sociale e istituzionale. Il nostro interesse e il nostro compito è sicuramente quello di dare una dimostrazione di forza, lo diceva prima il sottosegretario Ferro, della forza dello Stato nei confronti del malaffare. Questo è il senso delle cose che facciamo, restituire i beni e colpire nell'immagine che il malaffare ha nei confronti della popolazione. Questo immobile destinato alla Guardia di Finanza rappresenta un valore aggiunto per questo territorio. È un presidio di legalità che si inserisce in un contesto sorto sulla sopraffazione delle persone, è un riscatto doppio a tutela della cittadinanza, degli imprenditori corretti, e qui abbiamo avuto un sottosegretario, quindi la presenza dello Stato, e abbiamo la presenza dei vertici di tutte le forze dell'ordine e di quanti collaborano anche con l'autorità giudiziaria a far sì che i patrimoni criminali ritornino al territorio e alla gente delle collettività. È un lavoro arduo, sicuramente una sfida impegnativa, soprattutto per la loro rifunzionalizzazione, ma su le sfide importanti ci vedono tutti uniti, e quando lavoriamo uniti i risultati si vedono. In questo caso grazie anche all'intervento del provveditorato alle opere pubbliche che ha reso possibile la conclusione dell'opera. La presenza qui oggi dei massimi vertici, non solo della Guardia di Finanza ma anche dello Stato, oggi c'erano tante autorità a partire dal sottosegretario del Ministero dell'Interno, Wanda Ferro, rappresenta esattamente l'importanza di questo momento non solo simbolico. L'utilizzo dei beni per finalità sociali è una legge che ha davvero modificato radicalmente l'approccio della lotta alle mafie. A Mazara abbiamo tanti beni confiscati e quasi tutti, la quasi totalità, è in questo momento animata da associazioni, enti. Lo stesso commissariato a Mazara trova allocazione presso un intero palazzo confiscato ai mafiosi. E questo è un passo di grande civiltà e soprattutto di coraggio. Nella stessa strada dove il fratello del più famoso dei Rina abitava qui a Mazara, trovare la Guardia di Finanza, presidio di legalità contro ogni forma invece di illecito economico finanziario, ogni forma di sfruttamento del lavoro, è davvero una cosa che ci emoziona e ci riempie di orgoglio.